Buongiorno, siamo quasi pronti. Le prime inquadrature per Susanna Vianello oggi, che già muove la testa e sta parlando. L'allegria sta prendendo il sopravvento, soprattutto il buon umore, a dispetto dei fattacci che ci sono e che leggiamo sui giornali. Ci siamo, attenzione, guardate. Ho fatto l'inquadratura per saltare, guardate. Salta una persona che non voglio inquadrare, vedo. Ballino in centro, eccolo qua. Porcellum, allora siamo quasi per partire. Il fermo immagine è pronto sulla sigla, ma ormai abbiamo una pre-sigla, perché come tutti i programmi che si rispettino con Ino, abbiamo Silvia Aprile sempre più bianca, e poi dietro le quinte, guardate, c'è un signore al di là della plastica appena arrivato, che chissà chi è. Ciao caro, no, baci, scusorella. La battuta lascia così. Allora, ma tutti ormai sul web aspettano quel esatto, aspettano il momento delle e soprattutto la faccia del dottore, perché il dottore sembra che finga, ma non è così. Lui rosica sul serio, soprattutto quando vede queste. Avete che vuole acchiappare, guarda. Allora, bingo bongo, siamo pronti. Aspetta, una delle cose più belle, il momento preferito da Ruggero. Ruggero non vede l'ora, non vede l'ora, già le mani in posizione. Oggi si ride, così. Bel completino che c'ha la figlia di John Wayne, ragazzi, una roba incredibile. 3, 2, 1, vai! Eccola! Dai, si scherza, grazie, basta. Si scherza, si scherza, amo io il dottore, vabbè. Fabione, si scherza. Il nostro uomo compito, ancora non mi sono neanche alzato dalla sedia. Vai con la sigla, Giovanotti! 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 Bingo bongo! Giovanotti! Oh! Silenzio! Allora, eccoci qua il lunedì, questo lunedì. Buongiorno Baldo. Radio Hot Club. Abbiamo ancora con noi il nostro discografico, il quale ci ha annunciato la venuta qui in edicola di Iva Zanicchi molto presto, la donna del PDL, perché Iva Zanicchi, diglielo pure, l'ex, no? sì, come no? Cioè, verrà qua, donna di Arcore? Vabbè, io non so se lei è contenta di la donna di Arcore. Vabbè, allora, la donna di Arcore. Allora, abbiamo giornali, notizie per tutti i gusti, oggi ce ne sono di ogni, è successo di ogni. Non parliamo di calcio, anche perché i romanisti sono al settimo cielo, ma parliamo di lui, ragazzi, parliamo di Pope Frank. Papa Francesco, il nostro mito, il nostro idolo, perché oggi sono notizie che gli riguardano. Allora, lui dice, la fede non è... Dov'è? Vediamo se riesco a vedere. La fede non è un conto in banca, infatti si chiama Fido, non Fede. Ti è piaciuta questa? Sì, che stai svenendo dalle risate. Stai, vediamo se ridi così. Vediamo, è così, ancora continua a ridere. Continua, ma sempre no, a parte gli scherzi, vuol dire che... Come quella della banca, ti ricordi? San Pietro non c'era una banca, ma San Paolo sì. La facemmo noi, mi ricordo, alla diretta streaming, quella battuta ci fu copiata addirittura da altri comici, io non dico chi, però vabbè. Succede, non è che hanno copiato, ci sono arrivati. In aprile sei pronta per una bella canzone oggi? Sì, certo. Una canzoncina, è da un po' che non canti, eh? Va bene? Preparate qualcosa? Che succede qui, ragazzi? No, stiamo perdendo Piola. Buongiorno. A chitarra, tienila nel fodero, perché nel fodero è bella da tenere. Se vieni qua a suonare la chitarra, prendi la chitarra e suona. È come dire, tu come stai? Molto molto bene. Ah, io onenone. Vai, c'è il repettino? Certo che c'è il repettino.
è l'unico rapper che legge, io non lo so, vabbè, via. No, siamo in due che leggiamo. Nuova settimana, tutti in postazione, rap azione, nuova stazione, il lunedì comincia dall'edicola a fiore, yes, stan snello come Tellone, non è come un'ossessione, salutami Lou Reed. Sul saluto di Lurida risata ci stava, certamente. Proprio precisa. Che saluta i demoni e che insegna a usare il metadone. Esatto, minchia, questa era meravigliosa. Snello, tu che cosa mi dici? Yeah, dico la di fiore, ti porta il buon umore in ogni situazione. Pure Berlusconi se la ride, occhio non vede, Facebook te lo dice. Su YouTube facciamo più visualizzazioni del porno di Belen Rodriguez. Ammazzo! Io voglio la tua faccia. Io sono senza... Rappano tutti facendo sta faccia. Roba da matti, io veramente, io ti giuro, vabbè, che cosa abbiamo? Ah, dicevamo del Papa, il Papa, questo titolo è eloquente, cioè nel senso che non c'è bisogno neanche di fare battute qua, perché il titolo è da solo, cioè Papa, superstar di Twitter, sorpassa Valentino Rossi, sorpassa in curva, io già me lo vedo, piegato, certo, insegue Lady Gaga, capito? Aspetta Germanotta che te prendo, Germanotta, aspetta che te prendo, meglio ragazzi, 10 milioni di followers, per cui adesso lui essendo un twittero, quindi proprio da Twitter, adesso il signore sia con voi e retweet il tuo spinto, perché sarà così la nuova preghiera. Ecco, sì, abbiamo tosse qui, perfetto, ci sono dondolamenti. Allora, questo era il Papa, grande, ogni tanto ci dà spunto per parlare, giornali, mettetemi sotto giornale, Argentina, ecco, ancora si parla dell'Argentina, ci sono state le votazioni ieri, una batosta per Cristina Fernandez, perché signori, attenzione, trionfa Massa, incredibile, ma solo perché Weber non era candidato, perché se no ragazzi neanche lei avrebbe vinto Massa. Facciamo bene ragazzi, la Ferrari meglio non parlare, quest'anno è andata così, ha vinto Vettel, in bocca bravo Vettel, ma l'anno prossimo anche noi a posto del... bisogna, allora la Red Bull vince perché a posto della benzina mettono la Red Bull, proprio direttamente. Quindi la Ferrari, essendo italiana, cosa può mettere dentro? Il tavernello deve mettere. Prende il tavernello, quello da litro, lo mette dentro. Non sai come va col tavernello? No, eh? Oh, troppo chic il Ferrari. Ma c'è il deve mettere, no, il tavernello. Deve mettere. Il tavernello c'ha il bollicino. Il tavernello deve mettere. Allora, Renzi chiude Leopolda. Ma chi è sta Leopolda? Oh. Quanto vuole sta Leopolda? Leopolda 13. Cioè Leopolda è proprio il nome da dice, oh, io vado dalla Leopolda stasera, ma sai quelle di una volta, le case chiuse, la Leopolda 20 lire normale, 40 ghetterini a Leopolda, dai, tu c'hai poco da ridere, che qua a Leopolda se si mette grazie. Leadership non è una parolaccia, vabbè, lo sappiamo, avete mai sentito dire gran figlio della leadership voi? No, e allora grande Renzi era gasatissimo, vuole vincere su tutto, si voleva candidare pure a Miss Italia ieri. Allora c'è stata Miss Italia sulla 7. Ti immagini Renzi a Miss Italia sulla panoria. Questa gli è piaciuta. Questa la Vianella gli è piaciuta. Sì, perché è gasatissimo, Renzi è gasatissimo. Tu che lo conosci, Baldini? Andavi a scuola con lui? No, a scuola, lui è più piccino, cioè 16 piccino. Anni. È piccino. Era piccolo, lo conoscevo. Ma era sempre stato sempre. Ha vinto sempre su tutto, primo a scuola, è bravo su tutto. Su tutto, vincerà. Un giovane presidente della provincia, 26 anni. 26 anni, no, ma gliela farà, eh? Anche perché dall'altra parte litigano tutti, per cui gliela fa sì. Che notizie anche abbiamo? Che pure quelli del PDL. Guardate qui ragazzi, deputati ubriachi. Stop all'alcol in aula, vabbè, ma te crede, eppure è un errore secondo me, perché l'alcol, il vino col porcellum ci sta bene. Quindi perché vietare il vino? Il sano divertimento. Allora qui abbiamo il Fatto Quotidiano, facciamo aspetta un po' di. Vabbè, qui c'è Bossi che si candida, vabbè.
Vabbè, questa è la notizia, poi ricordiamoci. Ok, Cicalli, nel frattempo il trota è diventato un salmone, quindi si va avanti. Allora, il Fatto Quotidiano, facciamo un po' di show, parliamo di colleghi. Ecco qua, guardate, Zalone esce in 900.000 copie, ma c'è una cosa che leggevo prima che mi ha fatto molto ridere, ecco qua. Guarda, dobbiamo leggere, tienimi qui. Adesso il suo rapporto con la critica, dice: se adesso vado in TV, dico mezza parola, c'è il commentatore di turno e Bernardino della situazione che parte con la fenomenologia di Zalone, è un dazio che dovrò pagare. Il mio primo detrattore del vostro giornale si chiama Andrea Scanzi, mi ha fatto male, ma non lo condanno. Chiaro che se gli viene un attacco di peritonite acuta e resta a letto per un mese, non posso che essere contento. È sempre un fenomeno Zalone, Andrea Scanzi ci perdonerà, anzi si farà pure una risata. Sicuramente questo era Zalone. Altre notizie che abbiamo da commentare, ragazzi, abbiamo una vignetta di Diz che dice: McDonald's, allora, divorzia da Heinz, lo storico fornitore di salse. Un divorzio finito nel sangue? No! Nel ketchup, bravo, bravo, stavolta ci ha fatto sorridere, ha ricevuto anche l'applauso di Ruggero. Allora, sulle tombe vietato il latino, la burocrazia entra al cimitero. Altro errore, come vietate il latino? È una lingua morta, quindi ci stava precisa e quindi, ragazzi, non si fa, non si fa. Allora, chiudiamo, oggi noi di Roma, sapete, ieri è stata una giornata funesta, la dipartita di Lou Reed, ne abbiamo parlato nell'anteprima, ma qui a Roma non può, non può, non si può non parlare del re di Roma, Luigi Magni, con i suoi film, a cui va l'applauso dei romani presenti, i romani, anche se sono romani, che hanno amato i film, Il nome del Paparelli, Il nome del popolo sovrano, La Tosca, insomma, ha avuto i suoi attori in Nino Manfredi, anche Gigi Proietti, e quest'oggi è proprio così che vogliamo concludere la nostra Edicola Fiore del lunedì, proprio con una canzone cantata da Proietti che noi ascolteremo in religioso silenzio e la sentiremo tutta poi, perché è troppo bella. Quindi una buona giornata a tutti dagli amici di Edicola Fiore, e viva Luigi Magni! Lui è da retta Roma, per boia l'ha impiccato, so morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi te dicono che un morto si è ammazzato, e allora è segno certo che l'hanno assassinato. Voglio cantare così. Che fai, non mi rispondi, me canti lo stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cordello.